aver troppo indietreggiato, aver troppo concesso agli avversari nella ripresa. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Abbiamo avuto tantissime occasioni in primo tempo in ripartenza, dove noi di solito sappiamo far male con tutti i giocatori di gamba che abbiamo. E poi in secondo tempo ci siamo forse così, un po' passati troppo, però ormai è andata, quindi poi lo guardiamo avanti. Fulon, che avevi contenuto bene al primo tempo, nella ripresa un po' ti ha fatto soffrire? Ma no, loro hanno alzato il baricentro, noi siamo abbassati e sul gol abbiamo avuto un malinteso io e Giovanni, Fabian, e purtroppo è andata così, però ce la siamo giocata, è stata una bella sfida. Dai. Ecco, chiedo a questo punto per una regina che non ha pareggiato due volte, probabilmente altre due volte, insomma, è inedito questo pareggio, però quanto vale a questo punto? È un due punti persi probabilmente. Ma vale per il percorso che stiamo facendo, siamo riusciti comunque a continuare un trend positivo e sì, speravamo di vincere perché l'avevamo preparata bene e niente, però ormai guardiamo avanti, abbiamo, magari l'andata abbiamo fatto lo stesso, abbiamo perso il rimonta, però abbiamo pareggiato il rimonta, però bisogna guardare avanti, ormai siamo alla fine, manca 5 giornate, e, però ci fa ben sperare perché ci siamo, la squadra c'è, quindi bisogna continuare così. Le tue condizioni come stai? Sto bene, sono stanco, è una partita tosta, e sono rientrato con l'infortunio, ho cercato di riprendermi il prima possibile, e, però sto bene. Negli spogliatoio un po' di amarezza, un po' di delusione, l'ultimo per me. Sì, un po' di spiace per il risultato, e eravamo tutti un po' stanchi, però dispiacere c'è, sì, speravamo di vincere, ma si guarda avanti. Altre domande? Oh, prego, qui in fondo. Senti, puoi scriverci la tua esultanza, perché non so, forse è stata mal interpretata dai tifosi, però l'hanno interpretata come provocatoria. No, provocatoria no, perché su quella fascia era dal primo minuto che arrivavano offese, è normale che poi un gol magari si può liberare, poi non nulla contro nessun tifoso, figuriamoci, non è un'esultanza provocatoria. Normale, magari dopo che uno prende tutte le offese da sopra, poi si libera, però fa parte del gioco e finisce lì. Va bene così? Grazie.